anche se ancora non siamo molti, però conviene iniziare. Facciamo il canto Maranatà, che si inquadra nel tempo liturgico che stiamo vivendo, numero 377, 377 Maranatà. Ci sono posti anche da quest'altro lato, se vi avvicinate un po', avvicinatevi, cerchiamo di occupare tutti i primi posti e non ci disuniamo. 377. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, o Signor. Guardo verso le montagne, donde mi verrà il soccorso. Il soccorso viene da Dio, che ha creato il mondo intero. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci Signor. Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà, ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, o Signor. Santo è nostro Signor, il peccato egli portò, dalla morte ci salvò, e la vita a noi donò. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, o Signor. Mio Signor, son peccatore, a te apro il mio cuore, fa di me quello che vuoi, e per sempre in te vivrò. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, o Signor. La parola giungerà sino ad ogni estremità, testimoni noi saremo della tua verità. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, o Signor. E proseguiamo nella nostra preghiera con un canto alla Madonna, che è figura centrale, Maria, nell'Avvento, nel tempo di Avvento. Il canto lo conoscete, Giovane Donna, numero 344.
giovane donna. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un mondo nuovo. Chiamo ora lo Spirito Santo con il canto numero 418, Spirito di Dio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito di Dio, visto finora i primi sei sigilli, vi ricordate, no? Il libro dei sette sigilli, in modo particolare l'ultima volta abbiamo considerato il sesto sigillo, che è quello più esteso dal punto di vista
letterario e anche contenutistico, abbraccia un capitolo e mezzo, la seconda parte del sesto capitolo e tutto il settimo capitolo, perché il sesto sigillo, come ricorderete, è quello in cui si celebra la redenzione cristiana. Rimane il settimo sigillo, che corrisponde al pieno compimento della storia della salvezza, del piano salvifico di Dio. Però questo settimo sigillo poi apre di fatto a un altro settenario, che è il settenario delle trombe, sette trombe che fanno seguito ai sette sigilli, tutto al numero sette. E stasera noi considereremo l'apertura del settimo sigillo, l'ultimo che ci restava da vedere, ma anche la presentazione fortemente simbolica delle prime quattro trombe, e poi vedremo nelle lezioni seguenti le altre trombe, tutto quello che prosegue. Più si va avanti e più ci si immerge in questo bellissimo racconto biblico, descrizione paradisiaca della maestosità di Dio, del piano salvifico di Dio per l'umanità. Il brano di stasera ce lo può leggere anche Ignazio se vuole, è il brano del capitolo 8, versetti da 1 a 13. Ascoltiamo attentamente il testo e poi cerchiamo di capirlo. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. E vidi sette angeli che stavano davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe. Poi venne un altro angelo e si fermò presso l'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alla preghiera dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono tuoni, rumori, fulmini e scosse di terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Il primo suonò la tromba. Grandine e fuoco mescolate a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata. Il secondo angelo suonò la tromba, qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliato nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì. E un terzo delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba. Cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiamava Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque, che erano divenute amare. Il quarto angelo suonò la tromba. Un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito, e così si oscurò un terzo degli astri. Il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. E vidi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e che gridava a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra, a suon degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. La situazione si fa davvero problematica, perché sembra tutto catastrofico e in realtà dietro il linguaggio simbolico c'è il grande piano di salvezza di Dio per l'umanità. Anzitutto i versetti 1 e 2. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio
furono date sette trombe. È sempre l'agnello che apre i sigilli, eh? Ricordate che l'agnello è Gesù, eh? L'agnello ritto in piedi, il vivente, il risorto. Solo tu sei degno, gli hanno cantato, di aprire il libro dei sigilli. Solo tu, Gesù, agnello immolato, agnello risorto. E certamente il settimo sigillo, vi dicevo, corrisponde al pieno compimento della storia della salvezza. Qui si ricalca un po' anche la settimana della creazione, no? Il sesto giorno Dio crea l'uomo, è un giorno fondamentale, e il settimo giorno si riposa, è il riposo festivo. Rimosso questo ultimo sigillo, il libro misterioso del piano salvifico di Dio può essere letto per intero. Però alla rimozione di questo settimo sigillo si fa silenzio in cielo per circa mezz'ora, cioè per una durata breve. Mezz'ora non è una durata lunga. Il silenzio evoca lo stupore, lo sbigottimento di fronte alla manifestazione del piano di Dio. Si fa silenzio. Ma chi si aspetta che con l'apertura del settimo sigillo abbia termine la rivelazione del progetto di Dio si sbaglia, perché, come vi accennavo, con l'apertura del settimo sigillo si apre immediatamente un altro settenario, quello delle trombe. Sette angeli, presentati, come vedremo, in un contesto liturgico, suonano le loro trombe, e vedremo che ad ogni squillo di tromba corrisponderà una diversa scena simbolica. In questo modo il libro dell'Apocalisse ritorna sulle stesse tematiche della storia della salvezza già trattate, ma vi ritorna come in un ciclo a voler sottolineare cose già trattate ma con altre immagini, cioè in altri termini l'Apocalisse sviluppa la stessa riflessione di prima ma secondo una diversa prospettiva, secondo altre immagini. Qual è, attenzione, il motivo di fondo di questo piano salvifico di Dio? Il motivo di fondo che dovete sempre tenere a mente è questo: la storia è guidata da Dio. Anche quando c'è il male, anche quando, come vedremo, i demoni intervengono nella storia operando il male, questo è permesso da Dio per un fine superiore, e in ogni caso tutto è sottomesso a Dio. Dio scrive dritto anche sulle righe storte, Dio è capace di trarre anche dal male il bene, e alla fine il bene trionferà. Non so se mi sono spiegato. Detto questo, noi avremmo potuto dire tutto il senso del libro dell'Apocalisse, perché il senso del libro dell'Apocalisse è esattamente questo: Dio è il Signore della storia, e nella storia tutto quello che accade, accade per permissione di Dio, ma secondo un piano di salvezza che Dio solo conosce, il libro sigillato, no? La tromba. Perché la tromba? La tromba nella tradizione biblica risuona soprattutto nelle teofanie, cioè nelle manifestazioni di Dio. Insieme ai tuoni, ai fulmini, la tromba evoca la voce potente di Dio. La voce potente di Dio. Dio ha una voce potente, possente, come lo squillo di una tromba. Nel linguaggio apocalittico, poi, la tromba è lo strumento che annuncia il compimento della storia. Qualcuno si ricorderà che anche San Paolo usa il simbolo della tromba per indicare il giorno del giudizio universale. Vi do una citazione che abbiamo già visto alcuni anni fa, prima lettera ai Corinti, capitolo 15,
versetti 51-52. Prima Corinti 15-51-52. Scrive San Paolo: tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. San Paolo, questo l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto la prima lettera ai Corinti, San Paolo sta parlando del giorno ultimo, del giorno finale, del giudizio universale, della risurrezione di tutti, della trasformazione, e parla della tromba. Tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Suonerà questa tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Adesso non impressionatevi, può darsi che non suonerà la tromba, però non ci restate male se poi non suonerà la tromba. Io non vi so dire se davvero suonerà la tromba. Quello che vi so dire è che nel linguaggio di San Paolo e anche del libro dell'Apocalisse è che il giudizio finale sarà guidato dalla voce potente di Dio. Tutti sentiranno questa voce di Dio, tutti obbediranno al comando di Dio, un comando imperioso come quello di una tromba che squilla possente. Versetti 3-6. Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme con le preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Prima di ascoltare il suono delle sette trombe si svolge nel cielo una celebrazione liturgica, come avete sentito. E questa celebrazione liturgica ha per protagonisti gli angeli. La liturgia descritta corrisponde al rito dell'offerta dell'incenso, che avveniva davvero nel Tempio di Gerusalemme. Vi ho già detto una volta che nel Tempio di Gerusalemme c'era l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi, in cui continuamente un sacerdote metteva incenso di fronte al Sancta Sanctorum, che era il luogo più recondito, il luogo più nascosto, dove solo il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare. Vedete che qui si dice una cosa bellissima che farà piacere a tutti quelli che sono operatori di liturgia. La liturgia terrena e la liturgia celeste si combaciano. Anche noi usiamo l'incenso, e l'incenso simboleggia, come detto qui, le preghiere dei santi che si elevano fino a Dio. Qui c'è un movimento ascendente verso Dio della liturgia terrestre, a cui corrisponde il movimento discendente da Dio verso la terra. Da un lato il fumo dell'incenso sale verso Dio e simboleggia le preghiere dei santi, versetto 4. Dall'altro lato Dio, tramite l'angelo, fa scendere questo fuoco sulla terra. E questo fuoco che dal cielo scende sulla terra, versetto 5, esprime i due aspetti dell'intervento di Dio.
da un lato il giudizio e la punizione, dall'altro lato la salvezza e il dono dello Spirito Santo. Versetto 5 dice che l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto. Tuoni e fulmini manifestano l'intervento di Dio nella storia. Il terremoto evoca il radicale cambiamento operato dall'intervento di Dio. Cioè si vuole dire che l'irruzione di Dio nella storia ha raggiunto il suo culmine nel mistero pasquale di Cristo. Il mistero pasquale di Cristo, la morte e risurrezione di Cristo, è il momento del radicale cambiamento, del pieno compimento della salvezza. Anche qui forse ricorderete che l'evangelista Matteo dice che al momento della morte di Gesù e nell'ora della sua risurrezione vi fu un grande terremoto. Ve lo ricordate? Andatelo a vedere, Matteo 27, 51-54 e Matteo 28, versetto 2. Ci fu un grande terremoto. Allora qui il concetto è molto bello, dicevo. Ciò che noi celebriamo nella liturgia terrestre viene celebrato anche nella liturgia celeste. Primo concetto. C'è una corrispondenza tra liturgia terrestre e liturgia celeste. Non so chi di voi ha avuto modo di vedere la bellissima Cappella Palatina di Palermo, è uno dei monumenti più belli, artisticamente parlando, di Palermo. La Cappella Palatina di Palermo, tu da bravo palermitano la conoscerai bene. L'altare della Cappella Palatina di Palermo rispecchia esattamente questo concetto, perché nella calotta sopra l'altare è disegnata tutta la liturgia celeste degli angeli e dei santi che lodano Dio e che ricoprono questo altare. Quindi ciò che si svolge qui si svolge anche sopra e c'è un corrispettivo. Anche nel prefazio noi diciamo, prima del canto solenne del Trisagio, santo, 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 che le nostre umili voci si uniscono a quelle degli angeli e dei santi nell'inno di lode. Santo, santo, santo. Le nostre umili voci, siamo umili, no? Non ci possiamo equiparare, per quanto il nostro coro parrocchiale sia brevissimo, ma sono sempre umili voci che non si possono equiparare a quelle degli angeli e dei santi, però si uniscono. Allora il primo concetto importantissimo è questo, capite? Quando noi celebriamo la liturgia, noi siamo, come posso dire, quasi sospesi fra la terra e il cielo. E difatti quando la liturgia è bella, cioè ben celebrata, composta, ordinata, armoniosa, e uno si sente quasi in paradiso, no? Non quelle liturgie raffazzonate, disordinate, improvvisate, no, quelle no, quelle non. Ma quando la liturgia è ben celebrata è come se fosse un pezzetto di paradiso, no? Quindi quando noi celebriamo le celebrazioni liturgiche sono sempre sospese fra la terra e il cielo. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto che si vuole esprimere qui, ve lo richiamo, è che l'intervento di Dio nella storia ha raggiunto il suo culmine nella Pasqua di Cristo. Ed è un intervento di giudizio, da un lato, di punizione e anche di salvezza. Tutte e due le cose. Ecco i tuoni, i fulmini e il terremoto. Dio opera davvero nella storia e l'intervento di Dio si sente nella storia. Questo ci vuol dire il libro dell'Apocalisse a più riprese. È un Dio che è entrato nella storia. Finalmente ora possiamo sentire che cosa accade al suono delle trombe, almeno le prime quattro vedremo stasera.
versetto 7. Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue. Ti immagini questa cosa, grandine e fuoco mescolati a sangue? Cioè, provate a immaginare anche, c'è una fantasia creativa molto forte, no? Questo misto di grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra, e un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato, ogni erba verde si seccò. Per capire bene questa cosa devo fare una premessa, e la premessa è questa: che nel giudaismo era molto diffusa l'idea che la corruzione del mondo fosse dovuta in modo particolare a quegli angeli che si erano ribellati a Dio. Mi sapete dire come si chiamano gli angeli che si erano ribellati a Dio? I demoni. L'Apocalisse si colloca in questa prospettiva. Di conseguenza, in questo settenario delle trombe occupa un ruolo importante il demonio, il demoniaco. Nella prima parte sono presentati i danni arrecati al cosmo. L'ordine della creazione è sconvolto da questi angeli caduti, da questi angeli ribelli, ma sempre con effetti limitati. Si parla di un terzo della terra, un terzo degli alberi, non tutta la terra, non tutti gli alberi. Quindi i demoni fanno danno, ma non distruggono tutto. Non hanno questo potere. Questo è il concetto. Capito? La prima tromba evoca una terribile tempesta che distrugge la terra e la sua vegetazione. Ovviamente non è da prendere alla lettera, ma in ogni caso indica che la ribellione a Dio coinvolge anche la creazione. Genera la ribellione a Dio un disordine, un caos, una disarmonia anche nella creazione. Si parla della terra, della vegetazione, degli alberi, eccetera. Versetti 8-9. Il secondo angelo suonò la tromba, come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare, un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì, e un terzo delle navi andrò distrutto. Con la seconda tromba si descrive il danno arrecato al mare. Si è parlato prima della terraferma, ora si parla del mare. Si dice che le acque del mare diventano sangue. Qui il pensiero deve corrervi subito alle piaghe d'Egitto. L'Apocalisse riprende quei concetti. In Esodo 7:20, in Esodo 7:20 è scritto così: Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel Nilo, e tutte le acque del Nilo si tramutarono in sangue. Ricordate? Quindi l'Apocalisse non fa altro che tornare a quel racconto del libro dell'Esodo. La causa di questa piaga, cioè delle acque del mare che si tramutano in sangue, è una grande montagna di fuoco che viene scagliata nel mare. Sapete chi è questa grande montagna di fuoco che viene scagliata nel mare? Un angelo caduto, un demonio, un angelo caduto sulla terra, il cui potere però è sempre limitato, un terzo del mare, anche in questo caso. Forse stiamo scoprendo che il demonio esiste. Esiste il demonio. Ecco, adesso non prendete alla lettera le acque del mare che diventano sangue, gli alberi che si distruggono, però dietro questi concetti l'Apocalisse ci dice che il demonio c'è, il male è causato da lui. Versetti 10 e 11.
Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono per quelle acque perché erano divenute amare. Al suono della terza tromba sono stavolta i fiumi e le sorgenti delle acque ad essere colpiti. La causa è qui una stella, anch'essa caduta, descritta con tratti molto simili a quelli della montagna di fuoco di prima, un altro demonio. Nella letteratura apocalittica gli astri rappresentano spesso figure angeliche, perciò l'immagine di una stella cadente evoca la caduta di un angelo ribelle, che qui addirittura ha anche un nome, Assenzio, che è il nome di un veleno. Non ci vuol molto a dire che il demonio è velenoso. I demoni allora sono esseri personali. Il demonio non è una cosa. Il demonio non è il male. Il demonio è il maligno, cioè un essere personale. Quando dico essere personale, quando dico persona, non dico che ha un corpo, non ce l'ha un corpo. È purissimo spirito, come tutti gli angeli. Però è un essere personale, cioè intelligente, libero, che nella sua libertà si è ribellato a Dio ed è irredimibile, cioè non si può convertire più, non può tornare più indietro. Il demonio comunque è creatura di Dio e il suo intento è quello di coinvolgere anche gli uomini nella ribellione a Dio. La sua azione è devastante perché reca uno sconvolgimento cosmico. In questo caso si parla di veleno. Versetto 12. Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna, un terzo degli astri fu colpito e si oscurò. Il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Stavolta si parla di un danno recato agli astri, al sole, alla luna. Il ricordo qui va alla nona piaga d'Egitto. In Esodo 10, 21, 23 si dice che comparvero le tenebre per tutto l'Egitto, quindi si riprende quella piaga. Le tenebre sono anch'esse i demoni. Il demonio è il principe delle tenebre. Ricordate che Giovanni gioca molto sul binomio luce-tenebre. La luce è Dio, la luce è Gesù, la luce è lo Spirito Santo, le tenebre è il demonio, il buio, l'oscurità. Anche in questo caso però l'azione del demonio è limitata a un terzo. Dio permette l'azione del demonio, ma sempre in modo limitato. Ultimo versetto. Vidi poi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. La narrazione delle prime quattro trombe si chiude con la presenza di un'aquila. L'aquila è invece un simbolo positivo, perché l'aquila allude all'intervento benevolo di Dio a favore del suo popolo. Anche qui il pensiero corre all'Esodo. Esodo 19:4. Voi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Di fronte allo sconvolgimento del mondo, al male del mondo,
alle tenebre, al veleno, alla morte, Dio ci solleva come su ali di aquile e ci libera. È bellissima anche questa immagine. Il termine greco che traduce l'italiano guai è guai, 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 sembra quasi imitare il verso dell'aquila. L'annuncio dei tre guai predice la difficile situazione di questo mondo, ma proprio il fatto che tale annuncio viene dato dall'aquila ci suggerisce che dobbiamo avere fiducia nell'intervento salvifico di Dio. C'è tanto male nel mondo, ma noi possiamo farcela, perché Dio ci può sollevare come su ali dell'aquila per tirarci fuori dal male che c'è nel mondo. La storia è segnata dal peccato, nel mondo c'è il principe delle tenebre, ma noi possiamo essere sollevati e liberati e salvati dalla potenza di Dio. Questa è la lezione di stasera, proseguiremo la prossima volta e ne vedremo ancora delle belle o delle brutte a seconda se avrete. La prossima volta sarà l'ultima lezione prima di Natale, credo, perché siamo al 19 dicembre se non erro, e quindi poi ci fermeremo per le vacanze di Natale e riprenderemo a gennaio, ma vi prego di avere la perseveranza di continuare, perché è come un bel romanzo, alla fine uno si appassiona e deve capire anche che cosa accade dopo, insomma. Vi preannuncio che ci sono delle cose stupende, pensate, ve ne dico solo una, quella del capitolo 12, la donna vestita di sole, no? La donna vestita di sole. Questa è Apocalisse pure, quindi vedremo. Qualcuno ha detto subito la donna vestita di sole, la Madonna, piano piano, poi vedremo. Non è detto, vedremo. Allora andiamo al foglio. L'apertura del settimo sigillo indica il pieno compimento della storia della salvezza. A questa apertura corrisponde un altro settenario, quello delle trombe. La tromba evoca la voce potente di Dio e annuncia il giorno del giudizio finale. A suonare le trombe sono sette angeli, i quali prima onorano Dio con l'incenso e poi vengono mandati sulla terra ad annunciare alcune catastrofi legate ad angeli decaduti e ribelli, demoni. Una terribile tempesta che distrugge un terzo della terra e della sua vegetazione, prima tromba. Le acque del mare tramutate in sangue, seconda tromba. L'avvelenamento dei fiumi e delle acque, terza tromba. Le tenebre, quarta tromba. L'azione dei demoni è però limitata a un terzo delle cose create, perché è pur sempre sotto il controllo di Dio. L'aquila della scena finale simboleggia l'intervento benevolo di Dio, che alla fine trionferà sul male. E stavolta gli spunti di riflessione ve li faccio senza domande, perché credo che possano dare adito a una bella condivisione anche se non ci sono domande. Il primo spunto è questo: il male sembra trionfare nel mondo, inducendo gli uomini allo scoraggiamento, ma anche alla mancanza di fede. Molti si chiedono infatti: com'è possibile conciliare un Dio buono con la presenza del male in tutte le sue forme? Se Dio è buono, perché c'è il male? Se Dio è buono, perché c'è il dolore? Se Dio è buono, perché soffrono gli innocenti? E allora come si spiega? La risposta che ci viene dalla rivelazione biblica, cioè dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, è che il male non è causato da Dio, ma dall'uomo, che spesso soggiace alle tentazioni del maligno. Dio non può fare il male, capite? Dio tutto quello che fa lo fa buono, lo fa per il bene. Il male non può venire da Dio, assolutamente. E la Bibbia ci dice: il male da dove viene?
il male viene dall'uomo che soggiace alle tentazioni del demonio. Certamente Dio permette l'azione del demonio, questo sì. E perché la permette? La permette per mettere alla prova la nostra fede e per fare risplendere ancora di più la potenza del suo amore, oltre che la necessità della sua grazia. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per difenderci dagli assalti del diavolo e per poter fare il bene. Spiego questa cosa. Primo, Dio permette l'azione del demonio per mettere alla prova la nostra fede e quindi per rafforzarla, la nostra fede, perché la fede è facile quando tutto va bene, ma quando c'è la sofferenza, il dolore, la prova, allora sì che è vera fede. Tu stai male, tu vivi una situazione di disagio, di sofferenza, bene, stai continuando a credere in Dio? Ti stai continuando a fidare di Dio anche in quella situazione? Allora è fede. Questa è la prova. E in questo senso Dio permette l'azione del demonio per farci capire una cosa molto semplice, e cioè che noi non possiamo fare a meno della sua grazia. Qualche volta ce lo dimentichiamo, qualche volta riteniamo di essere autosufficienti. Non è così, non ce la possiamo fare da soli, nessuno di noi è autosufficiente, capite? Questo è il punto. E allora io qui ho scritto che Dio permette questa azione del demonio per mettere alla prova la fede e per fare risplendere ancora di più la potenza del suo amore e la necessità della sua grazia. Io vi assicuro che quando uno supera la tentazione e il tentatore, sprofonda nella lode di Dio e dice: ma veramente tu, Dio, sei grande, potente, tu sei l'unico, io non posso fare a meno di te. Io devo ricorrere a te, perché senza di te come faccio a sconfiggere il maligno che mi tenta, che mi induce al peccato? Ma tu mi liberi. Ecco perché Gesù nel Padre nostro ci ha insegnato a chiedere: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Scusate, non è così il Padre nostro? Che poi non è non ci indurre in tentazione, ora è sbagliata quella traduzione, perché non è Dio che ci induce in tentazione, quella è bestemmia. La traduzione più giusta è: non abbandonarci nella tentazione, non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal maligno. È un certo Gesù che ci ha insegnato questa preghiera, o no? Se non sbaglio. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ogni volta che recitiamo il Padre nostro, noi diciamo questo. Secondo, l'azione del demonio è comunque limitata e sottoposta al potere di Dio. Dice San Paolo che noi non possiamo essere tentati al di sopra delle nostre forze, perché abbiamo sempre la libertà necessaria per sottrarci alle tentazioni. In ogni caso dobbiamo difenderci molto con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato: non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male e dal maligno. Il San Paolo che dice questo concetto, e cioè che noi non possiamo essere tentati al di sopra delle nostre forze, è anche quel San Paolo che, come ricorderete, scrive: mi è stata conficcata una spina nella carne, un messaggero di Satana pronto a schiaffeggiarmi. Per ben 3 volte ho chiesto al Signore di liberarmi e mi ha risposto: stui tu musso. No, chi succiumisi io, stui tu musso succiumisi. Mi ha risposto: ti basta la mia grazia,
però a me mi piace dire sto e tu mosso, non ce ne esce niente, te la soppare sta cosa, ti basta la mia grazia. E San Paolo, e noi non siamo migliori di San Paolo, ti basta la mia grazia, tu ci credi che c'è la mia grazia? Ok, vai avanti. Non è così facile, non è che andiamo cantando, cioè è faticoso, è impegnativo, come tutte le imprese dell'amore sono faticose e impegnative. Ultima considerazione, ultimo spunto di riflessione: alla fine della storia l'amore di Dio trionferà. Si sta realizzando gradualmente il regno di Dio che è stato inaugurato da Cristo. Uniti a Lui e al mistero della sua morte e resurrezione, noi risultiamo vincitori. Questo è il trionfo, questa è la speranza, questa è la meta, questo è il traguardo. Allora, lungi dall'essere un libro catastrofico, l'Apocalisse è un libro di grande speranza. Questo ormai lo stiamo capendo. È un libro di grande speranza. È il libro proprio che rivela l'intervento decisivo di Dio nella storia. Bene, ci mettiamo in preghiera e magari possono venire Gerardo e Sara, se ce la fanno, a aiutarci nella preghiera. Il ritornello: il Signore è la luce che vince la notte. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Signore, aiutaci a non cedere mai allo scoraggiamento e alla rassegnazione. Fa che confidiamo sempre nella potenza del tuo amore, che vince ogni male presente nel mondo. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Cantiamo al Signore. Padre onnipotente, non abbandonarci nell'ora della tentazione. Rendici forti con la grazia del tuo Santo Spirito, perché possiamo resistere agli assalti del maligno. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria a te. Gesù, nostro Signore e Salvatore, Tu sei la luce che rischiara le nostre tenebre e riapre il nostro cuore alla speranza. Ti lodiamo e Ti benediciamo. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gesù, Figlio di Dio, facci partecipare al mistero della tua morte e risurrezione, perché otteniamo la grazia necessaria a vivere nella tua volontà e secondo il tuo progetto. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Vi ricordo